Buongiorno a tutti, rieccomi dopo un po' di tempo, eh. Ormai sono passate delle settimane, non più dei giorni, però un aggiornamento ve lo devo perché sostanzialmente siamo a un mese dall'intervento. Oggi è mercoledì 9 marzo 2016, ovviamente, sono circa le 7:30 di sera e niente, domani sarebbe il 30° giorno, quindi più o meno siamo a un mese dal grande evento e ho l'altro aggiornamento relativo all'ultimo controllo fatto, che è stato questo lunedì, quindi 2 giorni fa, dove è stato trovato tutto a posto. Tutto a posto intendo anche proprio il recupero della diottria, della mia capacità visiva, perché nei controlli precedenti non avevamo fatto una prova perché era ancora presto, mentre questa volta ho utilizzato quella macchina, quel computer che in pochi secondi dice se c'è un difetto di vista, cioè devi guardare un'immagine con non so, una cosa in lontananza, un'immagine centrata, e in pochi secondi la macchina mette a fuoco e vede se nell'occhio ci sono difetti di vista, e invece la macchina ha dato come risultato uno zero pieno, e il medico era molto contento perché ha detto che a volte, insomma, è nell'ordine delle cose che ci siano 0,25, uno 0,50 che scappano nell'intervento, ed è accettato, è normale, e invece nel mio caso è stato uno zero, e quindi ho recuperato totalmente la capacità visiva ed è una bella soddisfazione. Niente, adesso altri disturbi non ce ne sono, sto continuando a mettere il collirio prescritto, quel collirio al cortisone che mi accompagnerà ancora per circa altre 3 settimane, che serve appunto a curare, aiutare il riformarsi dell'epitelio in modo completo, però comunque adesso ho ricominciato anche ad andare in piscina senza problemi, ovviamente metto gli occhialini come li mettevo prima, però quando appunto li tolgo ed entra un po' d'acqua della piscina negli occhi non sento particolare disagio. A breve inizierà il periodo delle allergie, ma appunto io inizio abbastanza tardi solitamente con disturbi agli occhi per questioni allergiche, quindi fine aprile, metà aprile diciamo, quindi c'è ancora molto tempo, e quindi quando ci sarà il periodo dell'allergia non dovrei più avere problemi con altri colliri, con gocce da mettere per gli occhi, quindi tutto a posto, se no ogni tanto un po' di stanchezza, normale, nel senso che è dovuto al fatto che adesso ho ripreso la mia vita quella pieno titolo davanti al computer 10 ore e quindi è normale, erano stanchi prima gli occhi, adesso si sentono un po' di più perché sono ancora un po' delicati e si risolve mettendo comunque le gocce umettanti. Nient'altro, sono contento. Adesso abbiamo fissato un altro controllo fra altre 2 o 3 settimane, 3 settimane ancora. Quindi vabbè, il mese prossimo sostanzialmente, inizio di aprile, e dopodiché dovrei avere il foglio, se non ci sono particolari problemi, complicazioni, come spero non ce ne saranno, dovrò avere una sorta di foglio di dimissione in cui il medico dice che tutto è andato a posto, e con quello poi posso anche finalmente andare alla motorizzazione civile a prenotare la nuova visita per la patente e togliere il famoso obbligo di lenti che sulla patente adesso ho ancora indicato. Ti danno alla clinica, dopo l'intervento ti danno un foglietto firmato dal medico con scritto che hai fatto questo intervento, nel caso la polizia ti fermasse puoi quantomeno dimostrare che se non hai gli occhiali c'è un motivo, diciamo, concreto e giustificabile. Nient'altro, non so se vi farò un altro aggiornamento perché non credo che ci sia granché da dire, poi vediamo, se mi viene voglia, ci sono cose interessanti da raccontarvi, ve le racconterò in un altro video, se no considerate questo video come la chiusura di questa storia, che insomma spero sia stata utile a qualcuno, visto che dai commenti nel blog, dai commenti che mi sono arrivati sui social, qualcuno ha apprezzato, e quindi spero che poi anche in futuro chi vedrà questi filmati, questi video, possa trovare qualche informazione utile su questa mia esperienza, su questa possibilità di correggere la miopia con il laser. Grazie a tutti per l'attenzione e alla prossima se ce ne sarà una. Ciao ciao!